Andrea, nei giorni scorsi ci hanno chiesto di fare ulteriori confronti tra diverse scarpe. Mi sembra di aver visto in uno dei video di qualche giorno fa che avremmo fatto anche confronti tra scarpe di diversi marchi. L'abbiamo veramente detto? Io sì, l'avevo detto, lo sto spingendo sta cosa. Però possiamo continuare a farli degli stessi marchi per ora. Più che altro il problema di fondo è che non abbiamo tantissimo tempo e non cerchiamo, me l'hai insegnato tu, di acchiappare like. Noi lo facciamo perché ci piace questo mestiere. Sì, è vero, però secondo me è anche più semplice tante volte fare il confronto tra due scarpe praticamente uguali ma di due marchi diversi. Oggi facciamo un confronto ancora tra lo stesso marchio di due modelli diversi. Stiamo parlando in casa Puma delle Velocity Nitro 2 e delle Deviate Elite che hai utilizzato in diverse condizioni. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ecco, abbiamo voluto fare il video confronto tra queste due qua perché sono due scarpe relativamente simili ma con utilizzi assolutamente diversi. Mi sono trovato bene con tutte e due, mi hanno stupito le Deviate per un caso che dopo ti spiegherò, per il resto diciamo che ormai il Nitro l'avevamo conosciuto e ne eravamo rimasti entusiasti. Secondo te, Andrea, arrivando alla sostanza della questione, a chi sono adatte queste due scarpe? Ma sono scarpe comunque per atleti leggeri e per atleti neutri, perché comunque la Velocity un pochino cede, non ha controllo della pronazione, quindi sono scarpe per atleti leggeri e non pronatori, mentre le Deviate sono scarpe per atleti veloci e leggeri. Veloci intendo almeno sotto i 4,30 secondo me per apprezzarla al meglio, e leggeri diciamo sotto i 75 kg soliti. A livello di peso del podista amatore, fino a che peso suggeriresti le Velocity e fino a che peso suggeriresti le Elite? Che per fare i lenti secondo me sono super le Velocity anche per atleti sotto i 75 kg. Sopra i 75 kg secondo me si possono usare anche per fare qualche ripetuta e van benissimo. Mentre le Deviate, le Nitro Elite, secondo me sono scarpe per atleti leggeri e basta. Atleti che pesano più di 75 kg li vedo un po' male, diciamo. Sono scarpe relativamente scariche, non hanno così tanta schiuma da poter sostenere un over 75. Invece venendo ai vari componenti della scarpa, so che io parto sempre dalla tomaia, dal sopra fino al sotto. Cosa ne pensi delle due tomaie e quali delle due secondo te vince? Non vince nessuna delle due, nel senso che sono praticamente diversissime. Una, la Velocity ha la tomaia molto classica che rende la scarpa comunque comoda, essendo una 2 la rende abbastanza morbidina. Quella della Deviate invece mi è piaciuta un casino, è trasparente e molto, molto racing, forse una delle più racing che abbiamo provato. Per darvi un'idea, ha la stessa tomaia della Next di Nike. Chi ha provato la Next 1 sa di cosa sto parlando. Questa credo che sia ancora più trasparente e non ho notato cedimenti durante la corsa, nel senso è talmente leggera come tomaia che potrebbe dare l'idea di perdersi un po', invece no. Invece a livello di linguetta e di allacciatura, come le hai viste, secondo te sono di fatto simili nel modo in cui vengono queste scarpe allacciate? La Velocity, senza infamia, senza lode, è molto classica e si allaccia benissimo senza problemi. Questa è scarpa racing, ha un po' di, come si dice, di cuscinetto qua sul collo del piede, che non mi dispiace per quando stringi forte le scarpe, che così non ti dà fastidio. E la linguetta è praticamente quella solita che stiamo apprezzando adesso nelle scarpe racing, che non si spiegazza tutta quando le allacci, quindi non dà problemi e va benissimo così. Se devo fare un po' un appunto, secondo me le stringhe potevano essere un po' meglio, però vabbè. Sì, chiaro che per una scarpa premium, anche se in realtà a livello di pricing è venduta leggermente a un prezzo inferiore, ci saremmo aspettati qualcosa di meglio. Le stringhe sono proprio
classicissime, non si slacciano, per carità, quindi fanno il loro dovere. Io copierei quelle che stavano facendo adesso, tutte zigrinate, che mi piacciono tantissimo per il bloccaggio della stringa. Invece Andrea, a livello di intersuola, come l'hai viste? Secondo te sono comparabili oppure proprio per il fatto che una delle due ha una piastra con fibra di carbonio, quindi il comportamento della corsa è mediato da questa cosa, una è migliore dell'altra? Intersuola, la Velocity ha un pezzo, il pezzo inferiore di gomma, diciamo, molto, molto classica, e un pezzo di la parte superiore, quella col nitro, che ormai sapete tutti che stiamo decantando da un bel po'. La Deviate Nitro invece ha il Nitro Elite, che è una roba clamorosa, è davvero particolare, sembra uno Zoomix ancora più morbido, perché si schiaccia davvero con una facilità estrema, quindi anche essendoci meno schiuma rispetto alle Vapor, risultano comunque molto morbide e riposanti. Questo è secondo me il punto che dicevo, che mi ha abbastanza sorpreso. Pensavo che, essendo così basse, fossero una scarpa da gare da 5-10 km, invece secondo me è una mezza maratona, ma azzarderei a questo punto per atleti più leggeri anche per la maratona. Secondo me sto Nitro Elite qua è clamoroso e vince sulla Velocity. Invece un aspetto molto molto rilevante, e ci chiedono in Instagram in messaggio diretto un'opinione, a livello di comfort, quale delle due secondo te è migliore, e spazio nell'avampiede come l'hai viste? Spazio nell'avampiede direi che è giusto così, non stringono, non mi danno problemi. A livello di comfort, ripeto, la Velocity ha una tomaia molto coccolosa, mentre la Deviate ha questo Nitro Elite che ti fa stare dentro la ciabattina, quindi direi che a comfort stiamo tutte e due a livelli super, ma per motivi diversi. Invece, dal tuo punto di vista, a livello di grip, sappiamo che è una delle migliori del mercato, come hai visto queste due scarpe, e secondo te quale delle due vince nei cambi di direzione? No, allora, se parliamo di grip, secondo me quello della Velocity è meglio, perché è una gomma un pochino più morbida, fa molto più grip, si è consumato anche un pochino più velocemente. Quello della Deviate Nitro è un pochino più duretto, è, diciamo, per gare su asfalto, l'ho sentita scappare un pochino sulla pista bianca. È ovvio che la Velocity l'ho provata su ritmi massimo 3,20, e invece la Deviate Nitro l'ho utilizzata a gare anche sotto i 3 km, quindi diciamo che anche lì cambia un pochino. Una domanda molto interessante invece, a livello di qualità-prezzo, quale delle due suggeriresti? Io non so se avete visto i prezzi di queste scarpe, ma sono clamorosi. Infatti secondo me quello che avevamo visto ai tempi con Oca e con i codici sconto che c'erano in giro erano davvero imbattibili. Ad oggi credo che davvero non ci sia un marchio che costi così poco, quindi qualità-prezzo credo che siano al top del top, non credo che ci sia in giro niente di meglio. Una scarpa da listino di 200 euro col carbonio dentro, con queste qualità, e adesso è già a 160, credo che sia abbastanza introvabile. Stessa cosa questa, la Velocity la trovi sugli 85 euro adesso, ed è uscita da tre mesi, quindi direi che ci si potrebbe fare la scorta tranquillamente. Sì, sembra che comunque stia prendendo piede anche in Italia, sebbene chiaramente solo gli early adopter la scelgono, perché comunque ci sono anche dei marchi più affermati. Puma è entrata sul mercato soltanto da 2 anni. Ne aveva già provato prima con le FAS, il modello FAAS, non so se ti ricordi, le avevo già provate, carine, niente di che. Io credo che davvero adesso con il Nitro abbiano fatto un gran colpo. Bisogna capire, questo prezzo sicuramente super competitivo le farà provare a tanti. Devo dire che su questo sono contento, molte persone le stanno usando, si erano fidati di noi con le Rincon, per dire, o con altre scarpe, avevamo, diciamo, dato anche noi una spinta al mercato, e devo dire che anche con queste le sto vedendo ai piedi di tanti. E devo dire che non ce n'è uno che si è lamentato dalla scarpa, quindi direi che facciamo video verite, e niente, sono contento. Invece a livello di durata, secondo te quale delle due dura di più, e comunque cosa ne pensi in generale della durata di questo Nitro? Sinceramente non sono ancora arrivato ad usarle fino a fine vita,
Diciamo che la Velocity ha un po' più di nitro non premium e un po' di mescola normale, secondo me lei durerà 600-700 km, sicuramente durerà un po' di meno la De Vieth Nitro. Devo dirti che anche non è così poco flessibile, guarda come si flette rispetto alle altre scarpe col carbonio. Si sente che c'è il carbonio, ma non si sente così tanto, flette abbastanza e anche quello secondo me gli dà una buona spinta poi in gara. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni, cerchiamo anche di acchiappare dei like, quindi ovviamente dobbiamo pensare, se vogliamo davvero fare un confronto multimarchio, quali sono i marchi che vorremmo confrontare. Secondo te qual è la prossima recensione che fa più di 20.000 views? Potremmo fare una roba del tipo che qualcuno qua sotto commenta una scarpa e chi si prende più like potrebbe essere il prossimo video. Come roba non è male, secondo me. Potreste anche dirci due scarpe dello stesso marchio, anche perché poi fondamentalmente queste due qua sono due scarpe che possono entrare in rotazione insieme con un'altra scarpa magari più da lento per chi pesa di più. Quindi potremmo anche pensare di fare una roba del genere. Poi chiaramente montare i video alle 5 del mattino, avere 1000 visualizzazioni non è forse il massimo della vita. Comunque grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, andiamo a berci un coffee. Intanto vi ringraziamo per i coffee che arrivano. Secondo me devi pensare quale è il secondo paio, perché comunque il canale sta crescendo. Un paio di silver, le Nike Air Max 97, allora grazie. Va bene, grazie ancora, ci vediamo alla prossima, ciao!